Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E con questo video voglio fare un altro lavoro molto semplice, tipo quello che ho fatto la scorsa settimana delle cartellette che ha riscosso tantissimo successo. E anche in questo caso utilizzerò un solo foglio scrap per fare la struttura di quello che voglio fare, e cioè una cartellina, una cartelletta, diciamo, con 5 tasche in cui potrete mettere quello che preferite. Io vi farò vedere come ho deciso di decorare la mia, e quindi all'interno metterò dei supporti per poter incollare delle foto, però ognuno la può riempire come meglio crede. Questo è un lavoro veramente semplice, bisogna avere solo alcune accortezze, ma ve le farò vedere man mano che vi faccio vedere la procedura. Per realizzare questo lavoro ho deciso di utilizzare un foglio dell'album Grand Hotel di Stamperia. Allora, la cosa importante, l'unica cosa diciamo che prima di iniziare è fondamentale, è che dal momento che il foglio si vedrà da ambo le parti, vedrete poi nella realizzazione della cartella, è giusto che ci sia un foglio con dei disegni, a mio avviso, e poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però preferisco utilizzare dei fogli che non abbiano dei bordi, delle scritte, perché altrimenti rischiate che, adesso vedrete, piegando il foglio poi rimanga tutto un po' spezzato a metà, le righe non si trovano più dove volete. Invece in questo modo, con un foglio di questo tipo, dove appunto c'è una semplice stampa identica su tutto il foglio, vedrete che a cartelletta finita l'effetto rimane bello. Ma capirete appunto, una volta finito il progettino, che cosa si capisce meglio che cosa intendo dire. Allora, per fare questo lavoro, si tratta solo di fare dei pieghi e di piegare e di incollare questo semplice foglio. Allora, cominciamo con il piegare il foglio così, esattamente a triangolo, e in questo modo andiamo a segnare perfettamente la metà, il centro del nostro foglio. Allora, una cosa importante, questo attrezzo che vi ho detto che è fondamentale per chi fa lavori di scrapbooking, perché serve tantissimo per schiacciare le pieghe e le schiaccia perfettamente. Nel caso non lo aveste, mi raccomando di munirvi di qualsiasi altra cosa, perché in questo lavoro, ecco, una delle accortezze è proprio quella di andare sempre a segnare bene le pieghe, in modo che le definizioni siano nette, altrimenti rischiate che quando finite il lavoro vi venga tutto un po' svergolato. Invece così vi rimane perfetto. Allora, una volta realizzato la nostra piega, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare questo lavoro qui. Allora, teniamo il piego centrale verticale, come in questo modo, e poi andiamo a segnare in questo punto, nello spigolo sotto, praticamente andiamo a segnare 19 centimetri per parte, in questo modo qui, quindi 19 qua e 19 qua, così. Allora, qui lo rifaccio perché il segno non l'ho fatto sul bordo, ma l'ho fatto un po' dentro, e preferisco averlo perfettamente qui sul bordo. Adesso vedrete perché. Ok. A questo punto, quindi abbiamo fatto 19 e 19 segnati. A questo punto io utilizzo semplicemente la mia riga di metallo, così. Mi metto in questo modo perché mi viene più semplice piegare il foglio, quindi ho 19 qua e 19 qua, così. Io utilizzo sempre il mio osso, ma voi utilizzerete quello che avete a portata di mano. E cosa vado a fare? Guardate, semplicemente questo lavoro, tenendo ben ferma la riga, vado a segnare, a sollevare, a piegare la carta, segnarla contro il righello, in modo che mi rimane già, vedete, una piega evidenziata. Dopodiché non devo fare nient'altro che piegare e schiacciare bene, come vi ho detto. A
questo punto abbiamo sempre la nostra riga centrale nella parte così verticale. Io ho fatto il lavoro nella parte sotto, giro al contrario e vado a fare lo stesso dall'altro lato, quindi sempre con la mia riga verticale di riferimento vado a segnare di nuovo 19 centimetri qui da un lato e boh, non ci vedo qua, aiuto, ci vedo sempre meno e questo devo dire che è un problema. Eccoci qua, e qua 19 anche dall'altro lato. Allora faccio un segno più lungo perché ok, così di nuovo vado a mettere il mio righello così e di nuovo vado a fare questo lavoro, sollevo la mia carta e con il mio osso vado a schiacciare bene contro la riga, dopodiché avete già il piego fatto. Nulla vi vieta di prendere il righello, prendere un attrezzo che potrebbe essere questo con una punta o qualsiasi cosa, andare a segnare la carta e piegarla. Io l'ho fatto in questo modo perché vi ho fatto vedere che in una manovra sola la piega è già fatta e quindi è un altro metodo semplice per fare questo lavoro qua, ma ognuno lo può fare come meglio crede. Quindi come funziona? Che noi adesso abbiamo la nostra riga così, vedete, verticale, e abbiamo fatto i nostri due pieghi. Quindi la nostra cartelletta è praticamente quasi finita, perché come funziona? Io vado, la situazione finale sarà poi questa, vado a piegare la mia cartelletta così, in modo che fate in modo appunto che i centri vengano perfettamente rispettati. E poi la piega centrale mi servirà per chiudere in questo modo. Vado ulteriormente a schiacciare, così il tutto prende forma in questo modo qua. Ok, visto? Una e due. Ora un'ultima operazione da fare, cioè queste punte andiamo a piegarle dalla parte opposta in questo modo qui. Semplicemente io farò nello stesso modo di prima, voi se volete potete segnarlo in un altro modo. Cosa faccio? Metto la riga sui due spigoli e anche qui vado a fare il mio piego. Uno, e due dall'altra parte, così. Ok, quindi chiudendo la nostra cartella schiacciamo di nuovo bene in modo da avere così, abbiamo la nostra base praticamente finita, che è questa. Ora, dopo aver incollato il tutto, vi faccio vedere perché le 5 tasche. Adesso vediamo come incollare quel poco. Dobbiamo proprio incollare una minima parte della nostra cartella. Allora, con la colla andiamo ad incollare. Prima mettiamo un filo di colla qui al centro del nostro piego e chiudiamo, idem dall'altra parte, così, semplicemente un filo al centro, in questo modo. Poi è importante richiudere la cartella in modo che si incolli con
la forma giusta in questo modo qui. Vedete, tenete premuto e incolliamo quindi solo la parte centrale in questo modo qua, così. Dopodiché andiamo, cartella si aprirà così, andiamo a incollare il posteriore, quindi andiamo a mettere un filo di colla solo qui, su questo bordo, sul bordo inferiore, così, e andiamo a chiudere. In questo modo qua. Quindi adesso abbiamo creato una prima tasca che è questa, una seconda tasca grande che è questa, una terza tasca grande, dopodiché abbiamo anche una tasca laterale sia di qua che di qua, volendo. Oppure possiamo utilizzare solo la tasca grande, quello a vostra discrezione. Sulla parte frontale invece potrei fare la stessa cosa, andare a chiudere e creare la tasca, però voglio, parte della decorazione mi servirà per realizzare un'altra tasca, quindi questa parte la vado ad incollare successivamente. Quindi cosa faccio? Vado ad, ho fatto una taschina, che l'ho già fatta per non perdere tempo, ma vi dico allora, l'ho fatta di 9 centimetri per 12 centimetri e mezzo, ma queste sono misure così indicative, poi voi la potete fare come volete. Ho ottenuto un bordino da 1 centimetro dove ho fatto il piego, questo perché? Perché in questo modo creo uno spessore. Creo un pochino di spessore sulla tasca, no? Avendo fatto la lettina, in modo che mi permette di inserire più facilmente qualcosa all'interno, e vado ad incollare in questo modo la mia tasca prima di incollare l'aletta. Così avrò, vi faccio vedere. Allora, incollo. Quindi mettiamo un filo di colla qui, così. Idem dall'altro lato. Ok, vado ad incollare qui, io incollo proprio sul bordo perché mi piace così, però ripeto, queste sono proprio cose che poi ognuno può, ci si può sbizzarrire. Ecco, in questo modo praticamente ho creato un'altra tasca e adesso posso andare ad incollare questa parte. Allora, ancora una cosa, vediamo un po'. Voglio vedere se la decorazione che ho deciso di utilizzare. Allora, ho deciso di utilizzare questa. Allora, faccio così. Prima, visto che voglio mettere, allora, la mia idea è incollare questo particolare così. Allora, diciamo che posso fare in due modi, incollare prima questo e poi questo, oppure sì, faccio così. Allora, vado ad incollare la mia aletta come ho fatto sul retro, quindi un filo di colla qui, in questo modo, e via. E incolliamo anche da questo lato. In questo modo abbiamo creato l'ultima tasca, quindi vedete che ne abbiamo una, due, tre, quattro e cinque. Se vogliamo, avete anche i laterali da poter utilizzare per incollare, per inserire ancora qualcosa. Quindi adesso posso procedere con la mia decorazione. Allora, qui la farei così. Dunque, mettiamo un po' di questa colla che tanto è sufficiente, ok, per incollare il mio pezzo di garza, così. Ok. E poi voglio mettere qui, metto questa colla, va, perché visto che c'è la garza sotto, magari attacca meglio.
così, in questo modo qui. Ok. Ora per decorare utilizzerò, vediamo, allora questo particolare che ho realizzato con gli stampi di stamperia sempre e la soft clay, la pasta, che così è venuto uno stampo leggerissimo che posso utilizzare per le mie decorazioni. E poi voglio utilizzare qui dei fiorellini con delle foglioline, niente di che. Allora vado a mettere questo particolare, scusate, speriamo non mi venga l'influenza. Allora, questo particolare, visto che qui ho creato la tasca, vedete così, voglio lasciare il maggior spazio possibile. Quindi faccio attenzione a non andare a incollare questo particolare troppo in alto, perché poi non mi permette di utilizzare la tasca fino al fondo. Quindi cosa faccio? Lo vado ad incollare proprio sul bordo, senza oltrepassarlo, e lo metterei qui, così, in questo modo qua. Per cui, allora, utilizzo questa colla che è ancora più tenace per incollare dei particolari tipo questo. Quindi mettiamo questo qui, così. Vedete, ho utilizzato, non ho oltrepassato il bordo, così la mia tasca mi rimane completamente disponibile. E poi volevo mettere, allora, un fiorellino qui. Eccoci qui, allora facciamo così. No, questo volevo fissare questo, ma lo lascio libero, così quando vado a inserire nella tasca quello mi fa motivo e non mi crea impedimento. Quindi allora vado a mettere, facciamo così, questo fiorellino qui. Qui chiaramente, come dico sempre, io farò una decorazione. Se 20 persone con lo stesso materiale realizzano la stessa cosa, sicuramente viene diversa, perché ognuno poi è libero di decorare a proprio piacimento. Ecco, qua potrebbe essere una cosa del genere, però voglio inserire delle foglioline, ma no, le foglioline le inserisco dopo, così magari gliele incastro semplicemente. Quindi cominciamo ad attaccare queste cose. Quindi mettiamo una qui. Adesso dovrò un attimino poi tenere premuto bene, giusto il tempo che questa colla faccia un po' presa, perché poi pian piano si asciuga, però basta dargli un minimo di tempo che faccia presa e le cose non si muovono più. Così. E mettiamo ancora un po' di, anche questo piccolino qui, così, va bene, perfetto. Quindi io tengo premuto un attimino, così, in modo solo da dare il tempo di fissare i miei fiorellini, in questo modo. Dopodiché, allora, nel frattempo vado a inserire anche le mie foglioline, così. Mettiamo tipo una qui, sollevato tutto, fatto un disastro. Andiamo ad attaccare le altre due. Qua metto la colla solo su un bordo, perché voglio che il resto poi delle foglie rimangano sollevate dal, così. Così hanno anche un pochino l'effetto tridimensionale, quindi va benissimo così. Questo lo mettiamo sotto e siamo a posto, in questo modo qua. Ok. E poi volevo ancora mettere una farfallina, la metterei qui, sì. Quindi facciamo così, solo al centro, e la vado ad incollare qua. Ecco, boh, direi che, visto che la cartella è piccolina, non starei oltre a, magari
Vado ad attaccare ancora due paillettes, anzi sì, vado ad attaccare due paillettes così vi faccio vedere l'attrezzino che vi dicevo l'altra volta che ho comprato, che non mi era ancora arrivato e che volevo provare, adesso è arrivato, che serve proprio per prendere le paillettes in maniera facile. Devo dire che è bellissimo, perché in questo modo faccio più in fretta e posso mettere più volentieri le paillettes. Prima ci pensavo sempre un attimo, perché ogni volta che dovevo attaccarle era un po' un problema. Invece così adesso vi faccio vedere che è molto più veloce. Ok, mentre la colla fa un po' presa, vi faccio vedere le decorazioni che ho creato da inserire all'interno della cartella. Non le ho fatte, le ho già fatte, perché tanto sono cose semplici e per non perdere tempo, per non annoiarvi, cioè sono cose molto 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 semplici che ho fatto. Allora, vi faccio anche vedere le fustelle che ho usato e che non trovo più. Ah, eccole qua, non trovo più dove le avevo appoggiate. Allora, qua ho utilizzato il cartoncino solito che mi vedete utilizzare, marroncino dappertutto, per gli album, per qualsiasi cosa, tinta unita, quello che ha appunto da una parte, vediamo se riesco a farvelo vedere, e goffrato, magari vi faccio vedere da qua, che c'è una parte un po' più grossa e si vede meglio. Allora, che da un lato è goffrato e dall'altra parte è liscio, e quindi è una carta che ha uno spessore di... vi dico quanto, non ce l'ho scritto qui, ma deve essere di, mi sa, non è 200 grammi, ma 180 grammi tutti, perché è bello spesso. Comunque vi metto poi i link, al fondo del video vi metto i link, così andate a vedere, perché c'è scritto sulla descrizione quanto è spessa, e io mi trovo molto bene e la uso sempre. Quindi ho fatto questa tag, pensata appunto per poter incollare una foto, che ho decorato con questa fustella, con questo bordino qui semplice, che però è carino, perché poi l'effetto rimane carino. E quindi questa è la tag che ho deciso di inserire all'interno di quella tasca. Poi ho semplicemente fatto delle cartellette dove si possono andare ad attaccare le foto, e ne ho fatte 4. Poi ho ritagliato semplicemente delle tag che si prestavano bene, che sono all'interno dell'album Grand Hotel, ce ne sono tantissime, sono una più bella dell'altra. Anche qui ho fatto delle tag per le foto, però in questo caso cosa ho fatto? Ho ritagliato la mia tag già fatta, l'ho fustellata negli angoli con questa fustella, così per dargli un po' di motivo, e sotto sono andata ad incollare un pezzo del cartoncino, così si può lasciare la foto sulla parte tinta unita e la parte decorata, così di abbellimento. Ne ho fatte due anche di queste. E poi ho fatto, sempre con il cartoncino, dei supporti più grandi che praticamente andrò ad inserire qua nella parte della tasca più grande, dove si possono mettere eventualmente delle foto più grandi, perché vedete avete tutto lo spazio. Queste qui le ho fatte quello che mi serviva dentro, che sono 14 e mezzo per 12 e mezzo, insomma, che è lo spazio necessario, cioè la grandezza della cartellina necessaria per riempire questo spazio qui che abbiamo fatto. Quindi questo è quanto. Adesso poi le inserisco, vi faccio vedere. Poi ho fatto, dunque, da inserire qui sul frontale questo supportino che si apre così in tre, che però voglio andare a chiudere con un nastro, perché così mi fa da decorazione sul frontale e mi rimane anche una cosa un po' diversa e un po' carina. Quindi vado a prendere il nastro per chiuderla.
Allora, sono andata a recuperare il nastro perché, come al solito, penso sempre di aver preso tutto, mi preparo tutto prima, ma poi mi dimentico sempre qualcosa. E quindi niente, questo qua direi che come colore, mi sembra perfetto. Quindi vado a fare semplicemente un fiocchettino, così, cercando di non sprecare tanto nastro perché poi dovrò tagliarlo. Quindi in questo modo qui. Vediamo se non sono stata troppo. Sì, facciamo così. Lasciamone un po' di piuma, se no veramente divento matta a fare il fiocco. Allora, chiudiamo. E facciamo il fiocco in questo modo qui. Ok. Chiudiamolo un po', che è troppo grande, così, perfetto. E adesso vado a tagliare il bordino, così. Adesso lo taglio ancora un po', tanto. Perfetto. Lo brucio. Non trovo mai le cose, i rumori che avete sentito perché devo cercare in mezzo a tutta. Quindi facciamo questo e bruciamo questo. Il nastro non si muove più e eccoci qua. L'idea è questa. E a me sembra carina, non so cosa ne pensate voi, ma fa da motivo, chiude la mia cartellina un po' diversa e qui, così. Dopodiché all'interno adesso la colla, sì, già tiene abbastanza fermo il tutto. Allora, andiamo a mettere bene dentro questa, così. Adesso all'interno andiamo ad inserire le mie cartelle che ho fatto. Quindi sono due qui, anzi, una la tengo per il posteriore. O le taglio, sì, no, allora no, facciamo così, mettiamo queste qui, poi c'è la mia tag che vi avevo detto che possiamo mettere sotto, così, i 1 e 2, in questo modo, e poi ho due tag che posso andare ad inserire nella parte posteriore, in questo modo qua. Quindi avete visto come con un foglio unico abbiamo realizzato questa cartella che contiene, direi, tante cosine. Quindi immaginatela poi con delle foto, con qualcosa e rimane una cosa carina. E una cosa che posso ancora fare è andare a decorare però un pochino l'interno, per esempio, perché adesso così, questo in realtà potrebbe essere finita così, no? Perché vedete che utilizzando una carta, come vi dicevo, che non ha, ecco perché prima vi ho detto della carta, perché immaginate se ci fossero state delle scritte, dei disegni che poi una volta piegati rimanevano al contrario, sareste stati costretti a decorare anche la parte posteriore. Invece in questo modo voi potete tranquillamente lasciarla così, perché è bella. Diciamo che si può anche decorare, magari adesso vado ad attaccare qualche cosina giusto per abbellirla ancora di più, ma in realtà non è obbligatorio, potrei lasciarla anche così. Allora, ho ritagliato un particolare dall'album, questo tris di scatole bellissimo, che vado a sporcare come al solito con il mio distress vintage photo, che praticamente uso in tutti i miei lavori, perché dare questo contorno qua cambia proprio l'effetto di quello che incollate sui particolari, dà subito un effetto tridimensionale. E poi, visto che vedete che messa qui rimane, muore un po' perché comunque sotto c'è una fantasia e quindi non pensavo di utilizzare un pezzo della mia carta, quella tinta unita che vi ho fatto vedere prima, strappata in questo modo qua.
vediamo come. Adesso cerco di fare così, tiriamo via le scritte sotto. Ecco, vediamo se va bene. Sì, perfetto, direi che può andare bene. Allora, vado a sporcare anche questa con il mio distress. Guardate l'effetto come cambia. Dove c'è il distress, adesso vi faccio vedere. Guardatela poi incollata, la parte dove c'è il distress invece dove non c'è, cioè non c'è paragone. Quindi questo io lo uso sempre. Ok, in questo modo qui lo vado ad attaccare così e poi vado ad attaccare sopra il mio. Sì, ok. Qui in questa parte che ho debordato non andrò ad incollare. Ma incollerò solo la parte interna, quindi adesso uso la colla, ne uso, lascio l'ultima parte dello spigolo che esce fuori, non vado ad incollarla, così non mi va a chiudere la tasca praticamente. Così, attacchiamo così. Vedete che in questo modo la tasca è libera. Quindi io posso continuare ad inserire anche una cosa molto più grande qua, non c'è problema. E poi vado ad incollare il mio. Il mio tris di scatole, così. In questo modo. Boh, mi sembra carino. Ok, sul bordo, così giusto per, si poteva anche non decorare, ma lo decoriamo lo stesso. Mi piacerebbe mettere qui magari una scritta, vediamo un po' se c'è qualcosa da ritagliare da qualche parte, una scritta un po' grande. Sì, questa scritta potrebbe andare. Quindi la ritaglio un attimino, forbici. Ok. C'è anche una parte. Potrei anche fare una cosa però. Posso mettere la parte interna, questa, che è una parte senza la scritta. Adesso decidiamo, tanto immagino che questa sia fronte retro. Perché sarebbe anche bello lasciarla libera così. Infatti, uso questa. Voglio lasciare libera la parte centrale, così ognuno può scrivere, per esempio, dentro un riferimento al tipo di foto oppure una dedichina per nel caso dovesse essere un regalo, non lo so. Mi piace di più. Quindi faccio così. Eccoci qua. Questa la mettiamo qua. Sì, mi piace. Anzi, esageriamo. Faccio così. Metto anche qui un pezzettino di garza. Lo metterei dappertutto, la garza mi piace tanto. Non so a voi, ma a me piace. Dà questo effetto un po' vintage, però nello stesso tempo la trovo fine, cioè perché a volte vedo delle cose che chiaramente è sempre solo una questione di gusto, Però a volte vedo delle cose che sono molto molto elaborate, con tante, però le trovo un pochino pesanti a mio gusto, Poi magari ditemi voi cosa ne pensate, anche se volete nei commenti. Però a me piacciono sempre le cose magari che, cioè, per me, che a me sembrano un pochino più fini. Poi i gusti sono gusti, quindi qualcuno può anche dire, vabbè, sono fini per te. Invece per me sono ancora troppo elaborate, quindi ci sta, Però vi dico, per come la penso io, mi piacciono le cose un pochino, ecco, così mi piace. Quindi vado a mettere la mia colla, questa, che attacca benissimo la garza, ho visto, sulla carta. Anzi, mi permette, vedete, di muoverla, di spostarla, quindi la posso incollare poi come voglio, così. E poi uso questa. No,
No, ti uso questa, perché non vorrei che poi si staccasse, sarebbe un peccato. Quindi devo mettere questa così. Ok. Così. Questo vedete l'effetto finale. A me piace. Così qui ognuno è libero di andare poi a scrivere quello che è, quello che preferisce. Quindi questo è l'interno. E questa è la cartelletta finita. Ve la faccio vedere da vicino così magari si vedono meglio i particolari. Anche l'interno. E la parte posteriore che vabbè ho lasciato molto semplice con le due tag, ma ripeto, ognuno può gestirla come meglio crede. In questo modo qua. Quindi anche il lavoretto di oggi è terminato, lavoretto perché dai, direi che anche questo è una cosa semplice e che sembra, secondo me è una di quelle cose che finite sembrano un bel lavoro, poi in realtà vedete che lo può fare chiunque, cioè non è niente di complicato. E se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E scrivetemi nei commenti se questi lavoretti così semplici vi piacciono o se volete magari che faccia anche qualcosa di decisamente più elaborato, a parte che io alterno un pochino. Comunque fatemi sapere nei commenti che cosa vi piace di più, così almeno mi so regolare e così cerco di fare dei video che insomma piacciono a più persone possibili. E, penso di avervi detto tutto, spero che vi sia piaciuto anche questo lavoro e se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, scrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!